sempre, quando fa click vuol dire che ci sei. Gli studenti della provincia di Arezzo imparano come si fa un massaggio cardiaco e ad utilizzare tutti quegli strumenti, compreso il defibrillatore, che possono salvare una vita. La differenza la fa comunque il massaggio, la tempestività. Noi bisogna arrivare nei tempi più brevi possibile, quindi la persona comune, macellaio, infermiere, commerciante, che inizia a massaggiare immediatamente fa la differenza. Un progetto che si chiama Mi sto a cuore e che ha coinvolto oltre 1000 studenti aretini. La scuola c'è, noi vogliamo insegnare ai ragazzi della scuola le competenze di vita. I ragazzi devono uscire dalla terza media col brevetto BLS e dalla quinta superiore col brevetto da esecutore di defibrillazione. Trovi una persona che ti sta male davanti, cioè sai un po' come aiutarla, no? Cioè sai come comportarti, sai come devi sapere anche un po' mantenere la calma, sinché è una cosa molto utile. C'è nella vita in generale. Arezzo rimane la provincia più cardioprotetta d'Italia, con una percentuale di sopravvivenza dopo un arresto cardiaco ben oltre la media nazionale, intorno al 35%. Siamo un tanti enti e si lavora questa settimana di Viva sulla rianimazione cardiopolmonare. C'è la scuola, c'è il 118, c'è la Fondazione Cesalpino, tutto il volontariato, medici e infermieri del 118, i vigili del fuoco. Chi avrebbe pensato mai i vigili del fuoco fossero istruttori VLSD? Anche loro si occupano di questo. Perché è così importante che si impari un massaggio cardiaco? Lo può fare anche un minorenne, ci diceva prima un operatore. Assolutamente sì. Noi partiamo dalla scuola media. Noi con la scuola partiamo dalla prima media fino alla quinta superiore, abbiamo formato 217 professori di scienze motorie che sono i nostri istruttori nelle scuole, i quali a loro volta formano i ragazzi. Tutto questo a costo zero. Avete fatto tanto lavoro anche di sensibilizzazione per quello che riguarda l'acquisto dei defibrillatori, Arezzo però insomma mi pare che abbia risposto in maniera bella, no? È da anni che la Fondazione Cesalpino lavora sul progetto Arezzo Cuore, in questo caso particolare col Mi sto a cuore, ma col progetto Arezzo Cuore siamo riusciti, grazie anche alla collaborazione di tutti questi enti, ad avere più di 1000 defibrillatori sul territorio ed essere il primo territorio cardioprotetto in Italia per numero di defibrillatori rispetto al numero degli abitanti. Quindi è un bel primato, ma è un primato fatto, è il risultato del lavoro di tutti, tante persone che hanno donato, che si sono spese come volontari, e quindi grazie a tutti.